Ciao a tutti, sono sempre io, F in the Sky, e in questo video farò vedere la rotta Fiumicino-Cagliari. Iniziamo con accendere la strumentazione, la batteria è su on, accendiamo i computerini di bordo, voleremo a 25.000 piedi, perché è una tratta un po' piccola, diciamo. Non voglio spingermi troppo in alto. Accendiamo, continuiamo ad accendere tutti gli strumenti. Tutto fatto. Questo lo mettiamo su uno. Questo qua. Una cosa che non si dovrebbe fare è iniziare a fare il piano di volo da qua, perché se facciamo clear dice reset IRS to nav. Dobbiamo per questo andare a mettere su nav questi trigliadirs, che lo faremo durante la checklist che avvieremo ora. Vai. È accesa. Signal power is on. On. Close off. Ok. Off. Idle. Questa va messa sempre su on durante la checklist. Poi va messa recall. Le emergency lights sono queste, su arm vanno messe. No smoking su on, off. Il riscaldamento in cabina. Togliamo le fuel pump. Mettiamo la DIRS su nav. Si deve spegnere sempre questo avviso, diciamo. Ok. Poi electrical pump. Sì, electrical pump su on. Così facciamo avviare i computer di bordo. E adesso con le DIRS messe su nav possiamo fare clear e si toglierà quella scritta. E andiamo su init e iniziamo a fare il piano di volo. Io con questa impostazione posso scrivere la rotta da tastiera. Quindi partiamo dall'IRF fino a Cagliari. Ok, ritorna a green IRS. Il numero del volo io metto sempre all'Italia 1549, così a caso. Il cost index non ho capito bene cos'è, però metto sempre 40-45. Poi l'altitudine 250, lo mettete qua, flight level 250. Andiamo su flight plan, l'IRF, l'aeroporto di partenza, departure. E io metto sempre la 25, perché io decollo sempre dalla 25. Insert, cancello questo e vado a mettere one point, le intersezioni che stanno, che sono RF, no, sbagliato. Ho messo prima l'IRF RF 726 e ho messo su next one point. Adesso potremo metterlo qua senza andare di nuovo qua e fare next one point. Vabbè, basta. Andiamo direttamente a Cagliari, Arrival. Facciamo gli LS alla pista 32. Eccolo qua. Insert di nuovo.
E va bene, vado a cancellare questo, quest'altro in blu perché non credo che mi servono. Ok, flatplan discommunity e lo togliamo. E andiamo a vedere, questi non si sono ancora accesi. Si dovranno accendere tra poco. Oh, ecco, finalmente si sono accesi. Come stavo dicendo, questo mettetelo su plan, così vedrete il vostro piano di volo scorrendo qua. Potremo vedere le nostre intersezioni che abbiamo messo, regolando anche il raggio d'azione, diciamo. Mettetelo su cost. Vabbè, non lo so pronunciare bene, però. Questo vi farà vedere la quota che avrete messo, qui 2700 piedi, qui 775 piedi, e vabbè, queste saranno le nostre intersezioni per allinearci la pista. Togliamo questo flatplan discommunity e va bene, il nostro piano di volo è fatto, questo lo rimettete a 0 e questo su arc. Ok. Andiamo su Pref, dove ci farà vedere la nostra velocità di rotazione, V1, V1 rotazione, V2. Noi mettiamo sempre 1 up. Non stavo scrivendo. 1 up 6.7. Lo andremo a mettere qua. E ci ha calcolato tutto il nostro V1, la rotazione V2. Ok, io non faccio altro e chiudo le porte e avvio la più. Dovremmo iniziare da qua e poi fare start. Vabbè, si avvia comunque. Leggo questo. Ok, before start checklist. Sono tutte chiuse. Su on. Le più bleed dovete aspettare che si metta su avvial, che si avvii tutto la più. Se no non funziona, non serve a niente questo. Lo vedete da qua che si sta avviando. Quando questo arriverà a 100, qui ci sarà scritto avvial. Avvial, sarà scritto avvial pure qua. E adesso potremo mettere la più bleed, l'extreme power off, perché adesso non serve più. Abbiamo acceso la più. Togliamo anche questo. Cabin science, seat belts, idle. Non si toglie un po' difettoso questo, i parking brake li mettiamo su on. Ok, si è sbagliato. Il barrel reference è questo, il QNH, e lo vado a vedere da qua. Il QNH è di 30-33, sto usando il meteo reale. 30-33. Ok, le beacon lights on. Le beacon vanno messe a terra, vanno messe per tutto il volo, per far capire alle persone che si devono allontanare dall'aereo. Start push, perché in questo caso noi ci troviamo in un gate, non possiamo fare come nei parcheggi normali degli aerei piccoli che possiamo direttamente girare. Dato che la pista è di là, noi dobbiamo andare da quella parte. Giriamo a sinistra, cioè left, di 90 gradi. Cliccate finché non vi farà 90 gradi. Io metto 15, va bene 15. Adesso il pilota sta chiamando il pushback. E
Basta, adesso questi vanno portati su trattino 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 pallino, stessa cosa con leading, così leading se viene portato in questa posizione ci seguirà la rotta senza che noi settiamo leading ogni volta, eccetera. Facciamo il test dell'allarme. Funziona. Io metto sempre questo. Poi va fatto il test dell'engine one fire. Funziona. Le più. Lo vedete da qua, che si accende la lucetta. Fire, infatti, fa vedere. Questo è un test dell'allarme. Togliamo questo che è abbastanza assordante. Questo, così fa vedere tutte le cose accese, le luci accese, le spie, diciamo. Così che ci assicuriamo che nessun sistema non si accenda in caso di emergenza. Anche questo, che è il QNH, è un altro QNH, questo lo mettiamo su 30 33 come qua. 32 e 33. Ok. Va bene. Settiamo l'altitudine a 25.000 piedi direttamente. Vabbè. Ok, tutto fatto. Pronto. Startiamo il motore 2. Lo devo iniziare ad accendere il motore 2 prima. Però mentre vi spiegavo mi ero distratto e quindi non l'ho acceso. Vabbè, si accenderà. Si vede da qua sempre. Si sta accendendo piano piano. Intanto parla l'hostess che dice tutto la safe. Aspetta. Oh, no, 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 fermo, fermo, fermo. Sono fatti un po' male questi parcheggi. Va bene. Start engine 1. Ok. Lo ci ha portato. Sì, vabbè. Siamo un po' fuori. Vabbè. Va bene. Aspettiamo che si avvii il motore 1 e possiamo partire. Tanto io setto già le luci, wing, taxi, le strobe no, le turn off e basta. Questo lo mettiamo ad off perché non ci serve più. Ok. Questo lo mettiamo su norm, l'ignition su norm. A più bleed off e a più master off. Così abbiamo spento la più. Perché ormai abbiamo acceso i motori. Perché i motori per accendersi devono avere un minimo di spinta. Quindi si avvia la più per questo. Check normal. Off, l'abbiamo appena messo su off. Off. I ground spoilers su arm. Pitch trim non lo capisco mai, quindi lo salto. Effetto control, full left, full right, neutral, full up, full down, neutral. Poi si vedono da qua i sistemi se funzionano. Full left, full right, neutral. Flaps li mettiamo su uno che tanto la pista è lunga. Ah, non ho l'anti-ice su on. Ok, camera page su door va messo. Received. Ok, possiamo iniziare il rullaggio. Sto l'auto brake su max. Diamo un po' di motore. Ok. Siamo a 10 nodi.
Taxi. Idle press. Max. Messo il tio config, fa vedere se sono blu o verdi. In questo caso sono verdi, quindi siamo a posto. Se c'è qualche cosa blu o se c'è qualche frase blu o rossa, c'è un problema. Poi farà vedere tutto là. Va bene. E salto questa parte perché è un po' noioso, non bisogna fare altro che andare alla pista.